Mattias, Lara, un traguardo storico, un traguardo importante, lo hai certificato tu con la quinta marcatura, ma lo hanno certificato anche tutti i tuoi compagni di squadra, il presidente, l'allenatore, insomma possiamo dire che è stato un traguardo fortissimamente voluto, cercato e meritato. Sì, penso di sì, meritato, lo sapevamo che era difficile, l'obiettivo era un altro, però questo dimostra che una squadra con fame, che lotta, che si allena tutti i giorni, un bel gruppo, può fare molto di più che la salvezza, e sono molto, molto contento perché penso che tutta la società e i ragazzi ce lo siamo meritati. Siamo con Jefferson del Real Rieti, una partita che avevate iniziato sicuramente e bene, nonostante il gol subito in apertura, però un gran primo tempo, tanti tiri in porta, tante occasioni, poi nel secondo tempo probabilmente le assenze si sono fatte sentire più del dovuto. Senza dubbio, abbiamo sbagliato troppo il primo tempo, in questo livello qua abbiamo già visto tante volte, si sbaglia, giocando qua, la Tina è forte a casa, sapevamo di questo, non potevamo sbagliare tanti gol così. Il secondo tempo abbiamo sbaglio individuale che abbiamo preso il gol, dopo tu devi rischiare, mettere il portiere in movimento, loro sono stati bravi a difendere, complimenti, adesso è pensare a playoff, che dobbiamo cambiare qualcosa, al di là che è mancato tre importanti giocatori nostri oggi, però se vogliamo fare bene i playoff dobbiamo cambiare qualcosa. Luciano Avellino, la tua carica, la tua grinta ha motivato dal primo secondo fino all'ultimo tutta la squadra, ma era davvero un traguardo troppo importante questo per la città, lo avete centrato con grande, grande merito. Sì, penso che era importante per noi arrivare a questi playoff, perché poi una volta che ti salvi sei vicino, la salvezza dei playoff è molto, molto vicina, quindi era importante dare un premio alla società, a tutti noi, al presidente, al mister, che pure lui ha tanti meriti perché ha preso una squadra che stava quasi ultima in classifica. Era un premio importante, adesso dobbiamo giocare i playoff con la stessa grinta, con la stessa cattiveria e magari toglierci qualche soddisfazione in più. Sicuramente dobbiamo dire una cosa, il pubblico del Palabianchini stasera non ha risposto come altre circostanze, come altre occasioni dove evidentemente era stato molto più numeroso. Bisogna sicuramente pensare che queste sono partite molto molto importanti, dove naturalmente il contributo da parte del pubblico è fondamentale, la squadra lo sente in campo. Sì, però dobbiamo pensare più a chi c'era di chi non c'era. Io ringrazio a tutti quelli che si sono avvicinati oggi, anche a quelli che si sono avvicinati durante tutta la stagione, adesso ai playoff sicuramente verranno in tanti. Dobbiamo giocarcela e stare tutti insieme, tifosi, società, squadra, tutti insieme, che possiamo fare ancora di più. Non ci dobbiamo fermare qui, perché ancora possiamo fare qualcosa in più. Siamo con il presidente La Starza, che ha finito adesso di festeggiare, insomma possiamo dire che questo tipo di obiettivo a inizio campionato era solo sognato. Poi piano piano avete cominciato a credere nella salvezza e poi alla fine sono arrivati anche i playoff. Insomma, un capolavoro che è stato fatto da parte della sua squadra. Beh, pronti e via, oddio, sognato proprio no, non era un sogno proibito. Sapevamo che avevamo allestito una rosa importante, ovvio che la partenza, il campionato mai affrontato prima, quindi abbiamo perso parecchie partite sul filo di lana per quell'esperienza che purtroppo maturi soltanto giocandoli questi campionati. Fine del girone di andata, dopo l'esonero di Giampaolo, ovvio che l'obiettivo primario era la salvezza, poi mano a mano che insomma la squadra iniziava a prendere coscienza della propria forza, abbiamo maturato un po' tutti insieme la possibilità di concretizzare questo piccolo sogno. Adesso sappiamo che andremo a affrontare comunque una squadra di caratura, però insomma è già importante esserci arrivati. Regalerete un'ultima esibizione al pubblico del Palabianchini, un'ultima esibizione dove naturalmente sarà importante il contributo da parte della gente, che sicuramente non è mancato nel corso del campionato. Forse quest'ultima partita si poteva sicuramente aspettare qualcosa in più. Beh, forse un orario, un giorno particolare, il sabato alle 7, eravamo coscienti che ci avrebbe penalizzato in termini di pubblico. Però, come si dice, pochi ma buoni. Adesso insomma ci aspettiamo veramente che nei playoff non ci sia nemmeno lo spazio per una
per sedersi, insomma vogliamo veramente che la gente capisca che abbiamo raggiunto un risultato importantissimo, l'ennesimo risultato importante di questa società.